5 errori da evitare assolutamente se vuoi raggiungere nel tempo, ovviamente, la tua libertà finanziaria. Benvenuti in questo video, parleremo di 5 errori da evitare per raggiungere la libertà finanziaria. Veloce presentazioni per chi non mi conoscesse, sono Mino Ciardo, sono il creatore di Investitore in 100 giorni. Il percorso che ti permette con una, 2 ore a settimana di andare a fare quel 15-30% annuo tramite il mondo delle opzioni. Detto questo, 5 errori. Come al solito vi condividerò lo schermo, sì, ho indovinato anche il tasto giusto, e iniziamo. Quali sono questi 5 errori? Partiamo dal primo. Investire poco denaro. Che cosa accade molto spesso? Siamo convinti che investendo anche una piccolissima cifra possiamo andare a raggiungere la libertà finanziaria. Questo però in realtà è una grandissima illusione. Ma perché una grande illusione? Perché effettivamente i soldi sì, si moltiplicano con l'interesse composto e quant'altro, come abbiamo sentito tante volte, ma non è sufficiente. Non è sufficiente significa che se tu investi 100 euro, anche facendo il 100% annuo, dopo 10 anni ti ritrovi a avere 1000 euro. E visto che 100% annuo non sono delle cifre sensate, considerevo, cioè non sono delle cifre che si possono facilmente fare, penso che nessuno al mondo riesca a fare il 100% annuo, bisogna andare a investire cifre importanti. Per crearsi una pensione intorno ai 60 anni, quindi considerando che puoi vivere 20-30 anni altri, consideriamo che nell'arco della vita dobbiamo mettere almeno quei 200-300-400 euro al mese. In base all'età, se uno ha 15 anni basteranno anche 100 euro al mese, ma se uno ha già 30 anni, 200-300 euro al mese sono importanti. E da 40 anni in poi servono anche 400 euro al mese. Bisogna sempre dire le cose come stanno, perché effettivamente molte persone ci illudono che le cose non funzionino in questo modo. Quindi, primo problema, primo errore, chiamiamolo, investire poco denaro. Secondo errore, non diversificare. Ecco, ve lo mostro anche meglio. Non diversificare in che senso? Molto spesso sento persone che vogliono raggiungere la libertà finanziaria, che prendono i loro soldi e li buttano, uso bene il termine buttare, da una parte. Questa parte può essere un fondo, può essere una criptovaluta, può essere quello che vogliamo. Il fatto è che quando non si diversifica, ci si fa male a prescindere. Sempre, cioè non c'è modo per non farsi male. Questo purtroppo è la realtà dei fatti che molti non considerano. Ma se tu ci metti tutti i tuoi soldi da una parte, stai dipendendo da quel qualcosa. Infatti io quando con i miei studenti andiamo a costruire dei piani di accumulo, ovviamente io non do consigli finanziari, ma spiego come ce lo si può creare, andiamo sempre a diversificare, ma non solo in diverse aziende, in diversi ETF, in diversi settori, in diversi paesi, in diverse nazioni. È fondamentale diversificare il più possibile. Eccessivo o troppo poco rischio? Cosa intendo qua? C'è chi si prende rischio troppo eccessivo e chi non se ne prende proprio perché vuole stare al sicuro. Nel primo caso, facciamo un esempio delle criptovalute, ho visto persone prendere 10.000 euro e buttarle in criptovalute con l'idea di arricchirsi. Ci sono periodi in cui le cripto sono andate bene e c'è gente che si è arricchita anche solo con 10.000 euro, mentre periodi in cui le cripto sono andate molto male e quindi effettivamente quei 10.000 euro sono diventati 500. L'idea qual è? È semplicemente che se noi andiamo a prenderci troppo rischio, stiamo facendo il 50-50, o perdere tutto e diventare ricchi. C'è chi potrebbe andare bene, a me no, sinceramente, io voglio costruire un qualcosa di solido. Dall'altra parte abbiamo chi effettivamente non vuole prendersi rischi. Non vuole prendersi rischi, che cosa si intende? Che effettivamente uno dice: io vado solo in obbligazione, ad esempio, che comunque hanno un loro rischio, ma veramente minimo. Bene, guadagno il 2% annuo. Ma col 2% annuo significa che devi investire 1 milione di euro per avere una rendita annua di 2.000 euro. Cioè, stiamo parlando veramente di cifre misere. Cioè, puntare al 2% annuo significa
costruire la propria libertà finanziaria soltanto mettendo 1000, 2000, 3000 euro al mese. Quindi, cosa importante da evitare. Andiamo avanti. Non prendere delle precauzioni finanziarie. Ho aggiunto la parola finanziarie per non far intendere male. E che cosa intendo? Intendo che molto spesso è anche utile prendersi e inserire vicino ai propri piani di accumulo anche delle assicurazioni sui nostri soldi, perché se i nostri soldi sono assicurati, ora non entriamo nel merito perché potrei farci un intero videocorso su questo argomento, possiamo evitare che dei fattori esterni rovinino ciò che ci siamo costruiti in tanto tempo. La cosa peggiore secondo me dei mercati finanziari, che molti pensano che non si può trovare una soluzione, è che noi prendiamo i nostri risparmi, li investiamo, se va male abbiamo perso tutto. Ok, però se prendiamo delle precauzioni finanziarie possiamo anche evitare questo caso qui. Ovviamente nessuno ti dirà, vabbè, se perdi tutto c'è l'assicurazione che dà 1 milione di euro, no. Però gestita nel migliore dei modi, qualcosa di interessante si può fare. Poi, cercare la soluzione magica e veloce. E qua vado un po' a ricollegarmi anche alle cripto, al Forex, ma chiunque, ma c'è anche gente che parla di opzioni e fa delle promesse assurde. Non è il campo la questione, è il come viene detto. Spesso le persone per guadagnare e vendere corsi fa delle promesse molto fasulle, fa delle promesse dicendo che tu fai questo e diventerai super ricco, super famoso o super quello che sia. Super magro, dipende dal settore, no? Il fatto è che non esiste la soluzione magica e veloce. Non esiste, cioè è un dato di fatto, non. Perché se esistesse veramente, tutti i formatori del mondo di un determinato settore non lavorerebbero più, perché c'è il tizio che ha la strategia magica, o tutti venderebbero la stessa identica strategia. Quindi effettivamente non cercate la super soluzione della persona che, per fare l'esempio sempre di dimagrimento, ha perso 40 kg in 2 giorni, o quello lì, per parlare di soldi, che con 5 minuti a settimana ha praticamente il suo stipendio perché deve solo aprire il cellulare e fare 2 click. Non funziona così. Ma anche io stesso, no, che parlo di 1 o 2 ore a settimana, e lo dico contro i miei interessi, 1 o 2 ore a settimana, sì, ce la fai a fare 15-30% annuo, però prima devi imparare. Devi studiarti il videocorso, devi capire le nozioni, devi esercitarti. Dopo X mesi che hai fatto tutto questo, sì, con 1 o 2 ore a settimana ti fai un 15-30% annuo. Mesi. Magari alcune persone possono volerci anche anni. E come vedete io dico le cose contro di me, perché dovete sempre tenere gli occhi aperti, sempre stare attenti a chi avete di fronte e studiarli nel miglior modo possibile. Questa è una cosa a cui io ci tengo tantissimo. Bene, detto questo, io ti saluto dalle varie postazioni e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!